Ciao a tutti ragazzi, qui è Chopper e ben ritrovati nel canale e ben ritrovati con un nuovo numero della One Piece Collection. Oggi facciamo il più grande della collezione, potrebbe essere tranquillamente mio fratello. Andiamo a scoprire Chopper. Ebbene, eccoci qui ragazzi, ditemi voi se è normale una cosa del genere. È gigantesco, è una cosa fuori di testa e costa solo 10 euro. Ragazzi, hanno mantenuto, io vi faccio vedere il mio Rufy che vi lascio sempre qui per fare il paragone alla fine. Costano entrambi 10 euro, insomma io direi che è un acquisto che dovete fare assolutamente, è bellissimo. Vi avevo già avvisato sui miei social, come faccio sempre, vi lascio qui sotto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione perché vi faccio sapere quando arrivano queste cose in edicola, e siccome lo vorranno in tanti vi dovete anche sbrigare e essere avvisati da me, è sicuramente una cosa molto importante. Ragazzi, ma come sempre prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della One Piece Collection dove potete trovare tutti quanti i numeri che abbiamo già fatto, mentre qui sotto vi lascio il mio gruppo Telegram Viso TV, altro metodo importante per restare sempre aggiornati sia su quello che esce sul canale ma anche su quello che arriva in edicola. Allora vi devo dire, l'altro giorno mi sono messo a guardare le ultime uscite, siamo arrivati più o meno alla fine con questa collezione, ce ne sono 3 o 4 che voglio prendere, quindi avremo altri almeno 3 o 4 episodi e poi magari faremo uno totale dove vi mostrerò come ho sistemato tutti i personaggi, li ho anche messi insieme ad altre mie collezioni di One Piece, quindi sono curioso poi di mostrarvi tutto quanto. Adesso ci spostiamo sotto dunque ed andiamo a scoprire il Mega Chopper. Ok ragazzi, eccoci qua, guardate quanto è grande, praticamente la scatola non entra all'interno dell'inquadratura, quindi immaginate un po' di che cosa stiamo parlando. Allora, togliamo la plastica con la carta e diamo uno sguardo al fascicolino. L'uscita è la numero 72, Tony Chopper, la renna muta forma. In questo caso, nella sua versione gigantesca, quando utilizza le caramelle per diventare gigante, perde il controllo, quindi non è più padrone del suo corpo, ma sicuramente diventa una furia. Eccolo qua, questo bellissimo poster del personaggio. Immagino che qui ci farà vedere altre immagini inerenti a questa trasformazione. Vedete anche le varie forme che Chopper può utilizzare. Il prossimo numero sarà Koala, che probabilmente la prenderò. Lei ragazzi fa parte dei rivoluzionari, un personaggio magari che finora non ha visto grande luce all'interno del fumetto, ma secondo me può nascondere una parte importante, quindi sono intenzionato, vi dico la verità, a prenderla. Allora andiamo ad aprire questo gigante, quindi togliamo la carta. Raga, guardate che roba che è una cosa enorme. Allora, vediamo un po' di farlo uscire. Praticamente appena l'ho aperto c'è un odore molto forte di vernice, che giustamente essendo così grande è stata utilizzata molta vernice e di conseguenza l'odore è bello forte. Allora raga, eccolo qua, io non so se riesco a farvelo vedere, è impossibile, devo muovere un pochino la camera. Guardate che roba, è gigantesco questo Chopper. A questo punto vi alzo un po' la camera proprio direttamente. Eccolo qua, non si regge in piedi, però andremo ad utilizzare la base che ci permetterà, eccolo qua, di tenerlo perfettamente in equilibrio. Ragazzi, è gigantesco, è bellissimo, veramente fatto bene, la scultura del pelo secondo me è perfetta, sia la parte più folta sulle spalle ma anche quella più corta su braccia e gambe. Guardate un po' che roba, è stato scolpito anche molto bene il pantaloncino, gli occhi che ricordano proprio la follia, vedete, bianchi, come vi dicevo Chopper perde il controllo quando diventa così enorme, il cappellino resta il classico con la X bianca, peraltro guardate che carina anche la placca di ferro che tiene fermo il suo corno,
Ragazzi, il personaggio è veramente uno spettacolo. Se vi devo dire un piccolo difetto, guardate, in questo caso questo corno doveva essere più in alto, vedete, in questo modo si è un pochino piegato, però qui si può risolvere tranquillamente, come vi ho raccontato, con il phon. Andate a scaldare questa parte, la riposizionate e poi freddandola con l'acqua gelata ritorna in posizione, quindi non dovrebbe essere un problema. Peraltro guardate, già adesso io che lo sto un pochino manovrando tende a tornare nella posizione giusta. Comunque, raga, è un personaggio stupendo, c'è veramente poco da dire, guardate che roba. Ci mettiamo Rufy vicino e la cosa incredibile, ora al di là delle dimensioni che, come ci siamo detti, sono veramente spropositate rispetto al povero Rufy, ma la cosa incredibile è che questi speciali non sono degli speciali, quindi sono delle uscite regular che costano comunque 10 euro, e che secondo me valgono l'acquisto proprio al 200%, perché insomma io credo che per fare questo chopper ci sia voluta almeno 5-6 volte la plastica di Rufy, anche a livello di verniciatura, di colorazione, sicuramente l'impegno è un'altra storia, quindi assolutamente si merita l'acquisto. Raga, commentino qui sotto, fatemi sapere la vostra, il più grande della collezione merita assolutamente la vostra opinione. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un chopper gigante al posto del like. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto questo personaggio, se l'avete preso anche voi, se lo avete trovato. Ricordatevi di seguirmi sui social per essere avvisati. Lasciatemi un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con i prossimi numeri. Come vi stavo dicendo, ne avremo almeno altri 3-4 da vedere prima della conclusione. Restate sempre super sintonizzati. Qui da Visio e da Mega Chopper è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.